Buonasera a tutti, grazie per averci offerto questa opportunità. Dunque, la chirurgia del nervo periferico ha il compito di ripristinare la funzionalità e l'integrità dei neuroni danneggiati. In realtà, nonostante che negli ultimi anni abbia fatto degli enormi progressi la microchirurgia e anche le nostre conoscenze per quello che riguarda la rigenerazione del nervo periferico, a tutt'oggi, dopo la riparazione chirurgica, i risultati della ripresa funzionale del nervo sono veramente molto poveri. Abbiamo a che fare infatti con il tessuto nervoso che ha delle caratteristiche completamente negative rispetto a tutti gli altri tessuti del corpo, e cioè presenta una scarsa capacità di rigenerazione. È in assoluto il tessuto che si rigenera più lentamente, si forma una cicatrice che è conosciuta come neuroma, che è responsabile dell'incompleto recupero del nervo, e la cicatrice epineurale fa come una barriera alla rigenerazione degli assoni che non riescono a ritrovare i loro omologhi nel moncone distale. Oltre a questo ci si aggiunge che si forma una grossa cicatrice extraneurale che provoca la visione del nervo ai tessuti adiacenti. Quindi l'obiettivo di tutto questo tipo di chirurgia è soprattutto quello di ridurre la formazione di cicatrice sia epineurale che extraneurale che possa in qualche modo migliorare la ripresa funzionale del nervo. Per cui negli ultimi anni, soprattutto alla riparazione chirurgica, si è tentato di associare l'uso di fattori bioattivi, che sono stati i più comuni, proprio per poter migliorare la migrazione dei neuroni dell'astroplasma nel moncone distale. Circa dal 2010 abbiamo iniziato ad utilizzare le membrane di PRP. Il PRP può essere definito come una concentrazione autologa di piastrine in un piccolo volume di plasma. Contiene numerosissimi fattori di crescita, tra cui il più importante è il growth factor, che si è visto essere in grado di controllare sia la guarigione nel nervo, sia la scarsa formazione di cicatrice e la riemelinizzazione delle fibre nervose. Per questo motivo, in base appunto a questi studi, noi abbiamo pensato di utilizzare queste membrane in tre diverse modalità. Direttamente a contatto con il nervo, l'abbiamo utilizzata nelle compressioni severe del nervo mediano, le vedremo dopo, l'abbiamo utilizzata come una membrana suturata intorno alle neurografie come un microtubulo per guidare la rigenerazione nervosa, abbiamo associato a questa anche uno studio su un modello di nervo sciatico del ratto. In collaborazione con il professor Siciliano abbiamo studiato due gruppi di pazienti, 10 sono stati sottoposti soltanto ad una decompressione chirurgica standard, agli altri del secondo gruppo invece è stata associata un'applicazione locale di PRP. Questi gruppi entrambi presentavano una velocità di conduzione inevocabile e una grave atrofia dell'eminenza tenar. Già a 30 giorni dal trattamento chirurgico, nei casi nei quali avevamo utilizzato il PRP, avevamo già un miglioramento per quello che riguardava l'atrofia dell'eminenza tenar e anche all'elettromiografia avevamo un miglioramento della velocità di conduzione. L'altro dato importante è che tutti questi pazienti, dopo il trattamento chirurgico, quelli che avevano avuto l'applicazione del PRP, non hanno avuto bisogno di nessun tipo di analgesico. L'abbiamo utilizzato in altro modo nelle lesioni di nervi, diciamo, maggiori, in lesioni proprio traumatiche, in questo caso una lesione del nervo ulnare, che era venuta alla nostra osservazione dopo circa 6 mesi dal primo trauma. È stata eseguita una neurolisi, una scortazione del neuroma, e intorno al nervo sono state suturate con tecnica microchirurgica due membrane di PRP. A 6 mesi di distanza, studiate anche dal punto di vista elettromiografico, e anche obiettivamente, la paziente aveva recuperato la forza, stava scomparendo quasi completamente la griffa causata dalla lesione del nervo ulnare. Parallelamente a questo è stato portato avanti in collaborazione con il CNR, con il Dipartimento di Anatomia di Veterinaria e con il Centro Piaggio, uno studio, un modello sul nervo sciatico del ratto. È stata eseguita una sezione del nervo sciatico, è stato ristrutturato, intorno al nervo è stato costruito un microtubulo di PRP, i ratti sono stati poi controllati
elettromiograficamente all'aspetto macroscopico, come potete vedere giù in basso segnalato dalla freccia nera, si vede un residuo della membrana di PRP e il punto centrale, che era quello della sutura microchirurgica, che presenta veramente pochissima cicatrice. La stessa cosa, lo stesso dato è stato confermato anche dai preparati istologici dei ratti non trattati e dei ratti trattati, in cui si vede che c'è meno presenza di cicatrice e meno disarrangiamento neuronale. Che cosa noi ci aspettiamo nel futuro? Noi conosciamo ancora molto poco di quelli che sono i fattori di crescita, secondo noi più maneggevoli rispetto alle cellule staminali. Però abbiamo visto che sia nell'uomo che nel ratto ci sono dei dati confortanti che ci possono aiutare a migliorare la ripresa funzionale nella rigenerazione del nervo periferico, tenendo presente che una lesione di un nervo importante con il nervo ulnare o con il nervo mediano o con il nervo radiale provocano dei danni permanenti che sono veramente importanti anche dal punto di vista economico e sociale. Per cui l'ideale sarebbe, se effettivamente il PRP può avere un valore di migliorare il trofismo del nervo, poterlo usare immediatamente al momento in cui si esegue la prima neurografia e non come è successo, cioè come l'abbiamo utilizzata noi, soltanto in una seconda battuta. Grazie.